È un Natale, anche quello di quest'anno, strano. Se l'anno scorso eravamo ancora sotto l'incubo del virus del Covid, quest'anno oltre al Covid, alle febbri stagionali, che però ci fanno meno paura, si è sostituito un altro virus. Un virus che è causato dalla libertà degli uomini, che è il virus della guerra. La guerra che c'è sempre stata, ma comincia a espandersi in tante zone del mondo, e quest'anno ci tocca più da vicino, perché è in Europa, è in Ucraina, e quest'anno non possiamo non pensare ai nostri amici ucraini e anche a quei soldati russi mandati in guerra a combattere. E questa guerra ha delle conseguenze, così come ha avuto delle conseguenze il virus del Covid, le conseguenze sull'economia, sulle relazioni tra le persone, la paura che si ingenera nelle persone già isolate precedentemente, tante conseguenze che se non paghiamo adesso pagheremo prossimamente. In questo contesto noi celebriamo il Natale. E il Natale è festa di speranza, è festa di amore che viene perché possiamo condividere l'amore. Ci diciamo ugualmente Buon Natale, che vuol dire accogli il Dio che rimane amico dell'uomo anche quando l'uomo è infedele a lui e alla legge dell'amore che lui ci ha insegnato. Viene nella nostra storia, viene nella nostra storia personale, sociale, comunitaria, per darci il suo amore, per darci la sua vita, per darci la sua luce, affinché pieni di amore lo comunichiamo agli altri. Non si evangelizza, non si annuncia il Signore solo con una predica o solo con dei discorsi, ma perché ci sentiamo amati da Lui nonostante le nostre difficoltà, i nostri peccati, le nostre miserie. Ripieni dell'amore di Dio, cerchiamo di amare gli altri e di creare pace, quella pace che Gesù è venuto a portare, che non siamo noi a costruire perché noi non la costruiremo mai perfettamente. Portare pace dove viviamo, partire dalle nostre famiglie, dalle nostre relazioni, dalle nostre comunità parrocchiali, dalle nostre comunità di paese, di città, dai nostri luoghi di lavoro, di studio, di impegno nel sociale. Allora che risuoni per tutti l'annuncio degli angeli, il canto degli angeli, pace in terra agli uomini che Dio ama. Dio ci ama, Dio è fedele alla sua promessa. Anche quest'anno viene nonostante noi per dire vi amo, vi voglio bene, vi do fiducia, e voi vivete con questa fiducia, siate portatori di speranza in questo mondo che tanto bisogno ha di speranza. Buon Natale a tutti!